Eccoci qui ragazzi, benvenuti in un nuovo video della serie dei calciatori che seguo, serie che prosegue e proseguirà nel corso del tempo, anche poiché, come dico spesso in questi video, non ha una scadenza, nel senso ve la posso fare adesso come tra 4 anni, sono giocatori che io seguo, per cui nel senso non ha una scadenza come per esempio una notizia, non posso parlare 9 mesi dopo. Per dire, ecco, questo tipo di video lo posso programmare anche per novembre 2025, tanto comunque sono giocatori che magari cambiano squadre ma rimangono più o meno quelli. Detto ciò, io senza perderci troppo in chiacchiere partirei subito e andrei in Championship in casa Swansea per parlare un po' di Michael Obafemi, primo attaccante comunque, primo giocatore che vi vado a sottoporre, consigliare a dir tanto, attaccante. Classe 2000, che viene da un'ottima stagione con la maglia dello Swansea, 12 gol siglati, almeno nei momenti in cui io sto registrando. Giocatore che possiamo definirlo una seconda punta per caratteristiche, poiché è brevilineo, un giocatore molto rapido, bravo nei movimenti senza palla e anche con una buona tecnica di base. Giocatore assolutamente di livello che va in giro in realtà, nel senso. È già abbastanza conosciuto da diversi anni, però chissà che non possa fare il grande salto nei prossimi anni, in un periodo il più recente possibile. Detto ciò, mi sposterei in Italia del tutto, parlando di Serie D, come ormai avete capito, perché siamo credo alla 20ª puntata, non è che vado in ordine di campionato, andiamo un po' in ordine sparso. Dario Caliendo, centrocampista, classe 2001, attualmente milita nel Nola. Giocatore di buona qualità, un centrocampista con un'ottima tecnica di base, una buona visione di gioco, un giocatore di buon livello per quella che ovviamente è la categoria. Bisogna sempre considerare, io faccio questi discorsi, giocatore buono, forte, in relazione alla categoria in cui gioca. Ovvio che Dario Caliendo non è da Juventus e se uno pensa che io dica questo, mi dispiace, ma erra l'ex mister della Lamezia Terme. Detto ciò, però, Caliendo potrebbe migliorare nell'ottica dei bonus, poiché porta a casa pochi bonus, però è un giocatore assolutamente intrigante. Detto ciò, proseguirei subito, spostandoci invece in Croazia, in casa Dinamo Zagabria 2, la seconda formazione della Dinamo Zagabria, formazione e squadra ben più conosciuta. Milan Vukotić è il giocatore di cui vi vado a parlare, trequartista classe 2003. Giocatore in realtà che in un certo senso ricalca le caratteristiche di Caliendo, poiché ha ottime qualità, un'ottima tecnica di base, tra l'altro anche un buon tiro da fuori, però dovrebbe migliorare anche nell'ottica dei bonus, poiché questa stagione ha portato a casa pochi bonus, sia in termini di gol che in termini di assist, quindi sotto questo aspetto dovrebbe lavorare. Per un giocatore giovane, classe 2002, prima forse 2003 errando, però un giocatore classe 2002 assolutamente a tenere sott'occhio. Detto ciò, ritornerei un po' a parlare di Serie D e lo farei con due giocatori della Girone I, che quindi seguiamo più nel dettaglio, che sono già più conosciuti per chi uno che segue molto poi quello che è il canale che è stata il suo percorso in questa stagione. Detto ciò, il primo è Mattia Tumminelli, della Cireale. Stiamo parlando di un terzino, classe 1997, quindi non più giovanissimo, ma né più no. Della sua carriera, un giocatore, con una buona tecnica di base, un ottimo mancino, devo dire. Lui, infatti, è di piede, mancino. E durante questa stagione ha portato a casa, diversi bonus, grazie anche a alcuni tiri da fuori. Un giocatore assolutamente, di livello per quella che è la categoria. Starebbe benissimo in qualsiasi squadra il cui obiettivo è quello di lottare per la promozione in Serie C. Questo molto semplicemente. Altro giocatore però intrigante, in questo caso ci spostiamo in casa di Cata, è Talla Suarez. Anche lui giocatore comunque che ormai sono diversi anni che circola il suo nome, accostandolo diciamo ad un aggettivo positivo per definirlo in Serie D, quindi diciamo è un giocatore già abbastanza conosciuto, ma assolutamente di buon livello, classe anche lui 97. Il suo ruolo è quello di esterno offensivo, ottima velocità, ottima corsa. Dovrebbe migliorare poi nei bonus, però una caratteristica di tanti esterni è quella di essere
veloci, magari di essere bravi nell'uno contro uno nei dribbling, però poi di non avere quella finalizzazione che poi è tipica anche di una prima punta. E in questo caso, parlando di prima punta, mi sposterei in Ucraina per parlare di Vladislav Vanat, attaccante classe 2002 che negli ultimi tempi, soprattutto nelle ultime settimane, sta dimostrando ottime cose con la maglia della Dinamo Kiev, che poi è una delle squadre più rinomate del panorama ucraino. Detto ciò, un attaccante, devo dire, di buon livello, buon fisico, discreta corsa, segna con buona continuità, giocatore molto molto giovane e di buona prospettiva. Secondo me nei prossimi anni può ritagliare su uno spazio importante. Certo, non credo onestamente diventerà Ronny, però credo che possa avere un buon futuro di fronte a sé, quindi giocatore da tenere sott'occhio. A questo punto però torniamo, come recita anche il detto, dove si è stati bene, e in questo caso a parlare di campionato olandese, che ormai avete capito, anche perché l'ho detto a più riprese, essere il mio campionato che mi piace di più, onestamente, soprattutto quello di Serie B, tanti tanti talenti da seguire. A questo punto parlerei così di Volendam, di due calciatori in particolare. Il primo è italiano e stiamo parlando di Gaetano Oristanio. Tra l'altro credo anche che sia stato convocato qualche volta, forse da Nicolato, in ottica under 21. Onestamente credo che sia nel giro delle nazionali giovanili italiane. Giocatore molto molto intrigante, ottima tecnica, buone qualità, comunque un giocatore di buon livello nel suo ruolo, soprattutto quello di trequartista. E tra l'altro quest'anno ha fatto anche 6 gol, che sono un buon bottino per un classe 2002 come lui. Giocatore che nei prossimi anni può essere certamente importante per quella che è la nazionale italiana, ma direi per il movimento del calcio italiano intero. Vedremo se tornerà in patria, anche perché, ripeto, ora gioca all'estero, vedremo se tornerà nei prossimi anni. Altro giocatore però intrigante, che ha fatto un'ottima stagione e che a me onestamente piace, pur considerando un'età abbastanza avanzata, sempre in casa Volendam, è Robert Muren, attaccante classe 1989, quindi ormai 32enne, va per i 33, un giocatore di età molto avanzata, ma è il classico attaccante di categoria, un po' alla coda. Tu sai che ti fa quei 20 gol stagionali importanti. Quest'anno lui ha fatto 21 gol e 12 assist, numeri veramente impressionanti, e tra l'altro batte i calci di rigore. Certamente questo gli ha permesso anche di avere un così alto numero di gol siglati, anche perché 20 gol a stagione sono veramente tanti. Però al di là di questo, giocatore di alto livello, ottimo nei contrasti, grazie al suo fisico regge molto bene. È il classico attaccante di categoria che tutti vorrebbero, soprattutto in una categoria per l'appunto come la Serie B olandese. A questo punto andiamo in casa Dordrecht per parlare di Christian Conte. In questo caso ala, classe 1999, quindi anche lì non più giovanissimo, ma un giocatore intrigante, di buon livello, che quest'anno tra l'altro ha portato a casa anche diversi bonus, sia in termini di gol che in termini di assist. Nella formazione olandese del Dordrecht, veloce, buona corsa, assolutamente intrigante come profilo, e secondo me comunque può fare il suo nei prossimi anni, e già sta facendo il suo perché, ripeto, viene da una stagione comunque in cui sicuramente si è tolto le sue soddisfazioni in termini più che altro personali. Detto ciò, andrei un po' avanti parlando di Serie B olandese e di due calciatori in particolare molto molto intriganti. Io in realtà uno di questi due l'ho messo qui a seguire il 4 maggio, e adesso si parla di lui in ottica Milan, se non mi ricordo male. Comunque mi ricordo che una formazione importante del nostro calcio era interessata a lui. Allora, partiamo però prima dall'altro che vi vado a consigliare, cioè Maxim Docouto. Stiamo parlando di un'ala classe 1996, anche lui non più giovanissimo, che milita nel Sochaux, cioè in Serie B olandese. Giocatore che ha un'ottima tecnica di base, buone qualità, batte anche calci piazzati, è un profilo importante per quella che è la categoria. Ripeto, ancora relativamente giovane, giocatore assolutamente intrigante, così come lo è Alan Virginius. Questo, ragazzi, ripeto, non l'ho scovato io, ovviamente, però io già l'ho messo nella
lista nella mia wish list dei calciatori che seguo il 4 di maggio, ben prima che uscisse la notizia dell'interesse, adesso non mi ripeto, non mi ricordo di che squadra, ma una formazione importante lo stava seguendo, Virginius, e sarei contento arrivasse perché, a parte che vorrebbe dire che non ci ho visto così male, ma al di là di quello è un giocatore effettivamente con ottime qualità e una ottima prospettiva, per cui sarei contento se venisse nel nostro calcio. Alla classe 2003, quindi molto, molto giovane, ma molto bravo nei dribbling, in uno contro uno, ottime qualità. Tra l'altro ha siglato anche la bellezza di 5 reti, se non mi ricordo male, con la maglia del Sochaux. Ottima stagione per lui, giocatore che ha un'ottima prospettiva, un ottimo futuro di fronte a sé, per cui, ripeto, al di là della mia soddisfazione personale, se vogliamo, però sarei veramente contento se venisse al nostro calcio perché lo reputo un ottimo prospetto. Detto questo, però, mi sposterei in Serie C perché ci sono diversi giocatori intriganti da commentare. Due in casa Gubbio. Il primo, Samuele Spalluto, attaccante classe 2001, giocatore di ottimo livello che quest'anno ha fatto un'ottima stagione in quella di Gubbio, 11 reti siglate, ed è un giocatore assolutamente importante. Bravo comunque a livello fisico, nel senso che ha un buon fisico, regge bene nei contrasti, certamente fa un ottimo lavoro anche di sponda sotto questo aspetto, ed è un giocatore assolutamente di livello, un profilo seguito anche da club che militano in Serie B, giustamente, un giocatore comunque giovane, ma che già sta dimostrando ottime cose, così come le sta dimostrando, ma non lo scopriamo certamente oggi, noi che seguiamo il calcio di Serie D, cioè Alessandro Arena, un giocatore che certamente viene da un'ottima stagione in quel di Gubbio, ma che già chi segue la Serie D e in particolare il GNI come il sottoscritto già sapeva essere un giocatore di altissimo livello dalla stagione che l'anno scorso fece in quel di Messina, Sponda FC Messina, se non mi ricordo male. Giocatore che già lì si vedeva essere di altissimo livello e quest'anno comunque si è confermato, un giocatore che è molto bravo nel saltare l'uomo, bravo anche, ha un'ottima corsa, velocità, qualità importanti. Tra l'altro è migliorato anche nel tiro perché devo dire che ha un buon tiro anche dalla distanza, un profilo importante. Quest'anno, ripeto, tanti bonus portati a casa per lui, sono veramente contento perché se lo merita, è un calciatore assolutamente di livello, per cui bene per lui. Detto ciò, vi vado a parlare anche di due calciatori, in questo caso del Pescara. Rimaniamo quindi nel girone B di Serie C. Il primo è Davide Zappella, in questo caso parliamo di un terzino, classe 1998, quindi anche lì non più giovanissimo, ma non si può certamente definire come anziano. Un giocatore di buon livello, mette sempre in mezzo, sempre comunque, poi quando nella maggior parte dei casi. Buoni cross, buona tecnica. Ovviamente il fatto che metta buoni cross è conseguente alla buona tecnica. Ecco, potrebbe e dovrebbe migliorare in termini di bonus perché concretamente porta a casa pochi bonus. Però non è che da un terzino mi aspetto faccia 10 gol e 10 assist. Tanto meglio se li fa, però certamente l'importante è che assolva i propri compiti. Devo dire che Zappella lo fa assolutamente bene, così come lo fa anche Marco Pompetti. Giocatore seguito adesso anche da club di B, ma se lo merita assolutamente, centrocampista classe 2000, giocatore di ottimo livello, che abbina quantità a qualità perché ha una buona qualità, anche devo dire un buon tiro da fuori, ce l'ha il tiro da fuori nelle corde, per cui questo ovviamente va raggiunto per un centrocampista, ma abbina oltre alla qualità anche la quantità, perché è bravo anche nella fase, diciamo, di interdizione e di recupero palla, per cui giocatore assolutamente di livello, che secondo me nei prossimi anni può ritagliare su uno spazio importante in Serie B, oppure comunque anche in Serie A. Vedremo se riuscirà a risultare, diciamo, utile ed importante alla causa. Detto questo, proseguiamo senza colpo ferire parlando di Real Madrid, e in questo caso di un giocatore molto mainstream, ma che a me comunque piace tanto, cioè Rodrigo. Stiamo parlando di un ala classe 2001 strapagato perché Real lo prese da un club brasiliano, ora non mi ricordo, 2 anni or sono, oramai, ma un giocatore comunque
veramente veramente forte, grande personalità, molto bravo nei dribbling, uno contro uno, velocissimo tra l'altro, ed è un giocatore importante, con buone qualità, che tra l'altro è stato fondamentale nella vittoria del Real Madrid della Champions, perché sono suoi i due gol che hanno ribaltato il punteggio contro il Manchester City in semifinale, quindi ha messo anche lui il timbro nella vittoria della Champions del Real Madrid di quest'anno, ed è un giocatore importante, assolutamente. Quindi l'ho voluto inserire per quanto mainstream, però secondo me meritevole di essere inserito in questa wishlist, se vogliamo. Altro giocatore per me intrigante, torniamo un po' nella nicchia del mondo del calcio, è Leonardo Fernández. Andiamo in Messico, in casa Toluca in particolare, e stiamo parlando di un trequartista, classe 1998, molto molto basso perché è 1,66 di altezza, penso sia uno dei più bassi di cui abbiamo parlato in questa serie. Un giocatore con un'ottima personalità, bravo nei dribbling, al tempo stesso anche veloce e rapido, e tra l'altro anche sotto l'aspetto dei bonus quest'anno, con la maglia del Toluca sta facendo, devo dire, abbastanza bene. Nazionalità uruguagia per lui, gioca, come dicevo, in Messico, è un profilo assolutamente importante ed è un giocatore di livello. Chissà che magari non possa fare esperienze particolari tipo in MLS, oppure addirittura arrivare in Europa, vedremo. Comunque il tempo c'è perché è un 98, nel senso ha 23 anni, 24, però vedremo un po'. A questo punto parlerei di tre calciatori che attualmente militano nel campionato ungherese. Due in casa Zalaegerszeg, nome concretamente impronunciabile, e stiamo parlando nel primo caso di Matthias Taiti, centrocampista, classe 1998, giocatore di buon livello, anche qui buon fisico, perché lui fa anche la fase di interdizione, comunque abbastanza piazzato fisicamente, buona anche la tecnica di base, batte difatti i calci piazzati. Buon tiro per lui, giocatore assolutamente di buon livello, secondo me da seguire, anche perché non milita in una formazione così tanto di spicco. Certo può migliorare perché ha ampi margini di miglioramento, considerando anche la relativa giovane età, anzi per meglio dire la relativa giovanissima età, però un giocatore che a me onestamente ha convinto, così come ha convinto anche Meshack Ubochioma. Non so, onestamente credo si dica Ubochioma, ma Ubochioma probabilmente. Ala, classe 2001, anche lui, così come il compagno Taiti, gioca nel Zalaegerszeg. È giocatore assolutamente intrigante. Bravo comunque nei dribbling, bravo nell'uno contro uno, ottima la corsa, buona velocità. Certo, può certamente crescere perché anche lui, così come il compagno, ha buoni e ampi margini di miglioramento, anche perché a casa effettivamente porta pochi bonus, però è un giocatore assolutamente intrigante, ancora giovane, su cui si può lavorare, secondo me, se ci si crede davvero. E detto questo, andando poi anche verso la conclusione di questo video, parliamo degli ultimi calciatori. Il primo di questi ultimi è Tokmak Chorl Chol Nguyen. Qui parliamo di un ala, classe 1993, quindi uno dei più anziani, se non il più anziano, anzi il secondo più anziano di cui vi ho parlato quest'oggi, ma un giocatore che a me piace ormai da diverso tempo, un giocatore che possiede una buona tecnica di base, buone qualità, poi batte anche calci di rigore, questo gli permette di portare effettivamente a casa tanti tanti bonus, perché con la maglia del Ferencvaros, sia poi in ambito europeo che nazionale, dove comunque il Ferencvaros domina, Nguyen risulta fondamentale e porta a casa effettivamente molti, molti bonus. Giocatore che a me convince, per cui ve l'ho voluto buttare lì. A questo punto chiudiamo con gli ultimi tre profili, tutti e tre del campionato francese, nello specifico lo Championnat National, che onestamente credo sia tipo la Serie C francese, non vorrei dire una minchiata, però adesso ve lo vado anche a dire, perché non mi ricordo onestamente, cioè i calciatori li conosco, eccetera, però non mi ricordo in questo momento se il campionato nazionale era tipo la Serie C oppure una lega addirittura minore, perché vabbè, la Ligue 2 era la Ligue 2, quindi la Serie B, mentre la A è una lega a carattere semiprofessionistico,
Ok, no, beh, sarebbe tipo la Serie C, solamente che a differenza nostra che è completamente professionistica, lì è semiprofessionistica, un po' come hanno intenzione di fare i vertici del calcio, cioè sventare la Serie C e creare una C professionistica e una semiprofessionistica. Ma al di là di questo che ci interessa relativamente, in questo momento vi vado a parlare e commentare i due calciatori del Créteil, innanzitutto. Il primo è Kevin Farad, attaccante classe 1995, giocatore con un ottimo fisico, bravo quindi nei contrasti con i difensori avversari, nei colpi di testa, assolutamente importante, ed è un giocatore tra l'altro che ha siglato molti gol, perché con la maglia del Créteil 13 gol all'attivo, quindi buon bottino per lui, giocatore ancora relativamente giovane, nel pieno della carriera, e chissà che non possa magari ritagliare il suo spazio in Serie B francese. Secondo me se lo meriterebbe come chance. Altro giocatore intrigante che ancora può crescere tanto, secondo me, è Axel Hurie, ala esterno offensivo, classe due, anzi 1999, tra l'altro di nazionalità della Repubblica Centrafricana. Onestamente è la prima volta che vedo un calciatore di una nazione come la Repubblica Centrafricana. Vabbè, al di là di ciò, giocatore però con una buona corsa, buona velocità, bravo anche nei dribbling. Può migliorare, poiché concretamente in termini di bonus, quindi di gol e di assist, ha realizzato ben poco fino a questo momento, ma ripeto, è una caratteristica di tanti esterni. Ecco, parlando di esterni, concludiamo con Makan Sidibé, esterno principalmente in un centrocampo, diciamo a 5, però un giocatore che può spaziare lì sulla fascia. Buona la velocità, giocatore assolutamente di buon livello, ottima anche oltre al fatto che ha una buona velocità, una buona corsa, ottima anche l'accelerazione e la progressione palla al piede, devo dire, da parte sua. È ancora relativamente giovane, però con la maglia dello Cholet ha dimostrato di avere buone doti tecniche, di avere buone qualità e chissà che non possa confermarsi nei prossimi anni. Tra l'altro ha anche realizzato diversi bonus durante questa annata. È un giocatore assolutamente intrigante da tenere in considerazione e sott'occhio. Detto ciò, a questo punto io mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!